Bene ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, dedica speciale a Carlo X, che seguo da tantissimo, anche lui appassionatissimo di simulazione di guida. Lui gira su PS4 e mi ha chiesto di fare dei video gameplay su auto da peli sullo stomaco. Mi ha consigliato dei gruppi B, IMSO, GTO, eccetera eccetera, e io gli propongo auto moderne, VRC, Rally Cross su Project Cars 2, perché è qualcosa che comunque mi piace tantissimo e perché sono comunque complicati da guidare, soprattutto in terreni come il Rally Cross. In più, se ci aggiungi che devi assolutamente fare un giro jolly, il gioco diventa interessante. La promessa, Carlo, è che sicuramente ti proporrò dei gameplay con delle auto, come dici tu, da peli sullo stomaco. Intanto seguiamo qui la IA, che fa anche lei la il giro jolly. Complicato, ragazzi, guidare un rally cross e commentare, però ragazzi, con questo force feedback customizzato è qualcosa di veramente spettacolare, si sente tutto al volante. Quindi guidare con questo force feedback si ha più sensazioni, quindi si sa più o meno, o anzi in modo dettagliato, non più o meno, di cosa sta succedendo alle gomme, e si riesce di conseguenza a correggere l'auto e il suo posizionamento. Ecco, per dire, il trasferimento e lo slittamento laterale quando si va in derapata è qualcosa di veramente fatto molto bene. Allora, so che il video non è centrato sul force feedback customizzato di Vincenzo, però è bene sottolinearlo, perché si riesce comunque ad apprezzare meglio alla guida quello che succede. Che derapata, ragazzi. Attacco interno, passa primo. Allora, sul rally cross il gioco d'anticipo è molto molto importante, perché si ha la tendenza, l'auto ha tendenza a scappare via, lo sapete, tra la sabbia e la velocità, e quindi di conseguenza a volte uno si lascia prendere dall'entusiasmo e frena troppo tardi e si ritrova fuori. Ed eccola qua, ragazzi, incredibile, bellissima gara rally cross che dedico a Carlo X, che vi invito assolutamente ad andare a vedere il suo canale, fa dei video davvero interessanti e di qualità, aggiungerei. E quindi spero che questo tipo di video vi piaccia, questo gameplay con commento live vi piaccia, che il rallycross vi piaccia. Questo era Project Cars, è una gara di 5 giri insieme a me, Fabris. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito un'altra volta. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è tanto gratuito. Ricordate di attivare la campanellina, così sarete notificati quando carico un nuovo video. Se il video vi è piaciuto, come al solito, un pollicino in su. E da Fabris è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!